L'idrosadenite suppurativa, che è conosciuta anche come acne inversa, è una malattia della pelle cronica, non contagiosa ma molto dolorosa, che si manifesta con la formazione di cisti, di noduli dolorosi, in particolare nella zona inguinale e ascellare. Noi ci siamo fatti spiegare le cose più importanti che un paziente deve sapere da una vera esperta, dalla professoressa Katie Peris, che abbiamo incontrato a Milano nel corso di un incontro con la stampa realizzato per favorire la conoscenza su questa malattia, che colpisce circa l'1% della popolazione. L'idrosadenite è una patologia infiammatoria, cronica e recidivante. Quindi è una patologia, diciamo, non di natura neoplastica, che ha delle fluttuazioni, quindi delle fasi di acute alternate a fasi un po' più tranquille, e caratterizzata clinicamente da un aspetto molto tipico. L'impatto sulla qualità di vita è enorme. Io devo dire che da specialista, che quindi vede tanti tipi di patologie, l'idrosadenite è forse una di quelle che impatta di più sugli aspetti sociali, lavorativi e personali di questi pazienti. La diagnosi deve essere effettuata da un dermatologo, perché è lo specialista che ha gli strumenti per fare una diagnosi specifica. Spesso questi pazienti arrivano tardi alla diagnosi, dopo anni, quindi direi che prima viene effettuata, meglio è la gestione, migliore è la gestione di questi pazienti, ed è una cosa di pertinenza assolutamente dermatologica. Il medico di famiglia dovrebbe inviare quei pazienti che hanno magari degli ascessi o delle cisti localizzate a livello ascellare o inguinale o della regione genitale o glutea. Questi sono i primi segni che spesso non vengono attentamente valutati, e a volte poi si hanno delle diagnosi assolutamente assurde, ma a parte questo, proprio per la sottodiagnosi e per la non conoscenza da parte degli altri specialisti. Il paziente deve sapere che oggi abbiamo una serie di farmaci che, variamente utilizzati o combinati, possono tenere sotto controllo la patologia. Quindi andiamo su diversi tipi di farmaci, dagli antibiotici ai derivati della vitamina A ai farmaci biologici. Quindi abbiamo un ampio spettro di farmaci che possiamo utilizzare. La terapia deve essere impostata correttamente e adeguatamente fin dall'inizio, in un centro specialistico. Spesso succede che, proprio perché non vengono correttamente diagnosticate, queste lesioni vengono anche mal gestite, sia dal punto di vista medico che chirurgico. E questo non fa altro che peggiorare la situazione, allungare i tempi e favorire poi complicanze come la cicatrizzazione o la fistolizzazione.